Amici sportivi, appassionati di pallamano, ben ritrovati, nuova puntata della Casa della Pallamano, il format dedicato alle attività della squadra federale Campus Italia che fa base al centro tecnico FIGH a Chieti, ma non solo, parliamo come al solito anche di pallamano abruzzese. I temi sono veramente tanti questa settimana e li approfondiremo insieme con i nostri ospiti qui in studio e anche in collegamento. Io saluto subito qui al mio fianco Fabrizio Quaranta, responsabile FIGH per l'area Abruzzo Marche. Ciao Matteo. Buonasera a tutti e benvenuto anche a Tommaso Medicina, capitano del Campus Italia. Ciao Matteo, buonasera a tutti. E allora iniziamo proprio dalle attività, dalla squadra federale che viene da un momento molto favorevole. Sono arrivate due vittorie consecutive dopo quella di due settimane fa contro l'Augan Pescara, altro successo in trasferta, questa volta sul campo ben più lontano geograficamente della Modula Casalgrande. Una vittoria importante, una vittoria autorevole e autoritaria della squadra allenata da Riccardo Trillini, che lo ricordiamo è composta interamente da ragazzi di età tra i 16 e i 17 anni che sono arrivati da tutta Italia qui a Chieti. Vediamo il servizio, facciamo il punto, perché intanto nel fine settimana si torna in campo e a Chieti arriverà Follonica. Ultime due partite prima della pausa natalizia e sabato si torna nella Casa della Pallamano contro i toscani del Follonica. Il Campus Italia si gode uno dei momenti migliori della sua stagione, due vittorie consecutive, l'ultima in ordine temporale giunta sabato scorso nella trasferta alla Palacheupe in casa della Modula Casalgrande, successo col finale di 31-27, balzo in classifica a quota 10 punti. Crocevia del match il parziale di 4-0 con cui la squadra federale ha annullato l'iniziale svantaggio. I protagonisti della sfida sono Alessandro Lubinati tra i pali, subentrato dopo il timeout al 23esimo, assieme al mancino Sebastian Carabulea, autore di 8 reti e tra i migliori marcatori del match, assieme al solito Tommaso De Angelis a quota 10. La settimana della squadra federale, come al solito, piuttosto densa di impegni. Sabato torna il campionato e, come detto, a Chieti alle 17.30 arriva una Follonica che nell'ultimo turno ha fatto sudare Teramo. Partita non facile, ma il Campus Italia è in evidente crescita. Nei prossimi giorni, poi, in particolare tra martedì e domenica, sempre nel centro tecnico federale, sono previste due amichevoli contro i coetanei dell'Uzbekistan, tutti minuti utili per accumulare esperienza di gioco in vista degli europei under 18 della prossima estate. Prima di tutto però testa al campionato, come conferma il portiere Alessandro Lubinati. Sì, sono molto felice di aver giocato sabato, abbiamo ottenuto un'ottima vittoria di squadra, siamo reduci da due vittorie consecutive e abbiamo tanta voglia di fare bene anche nel prossimo incontro contro Follonica. Ecco, quali saranno secondo te le difficoltà che incontrerete in questa partita contro una squadra che tanto ha dimostrato di saper mettere in difficoltà anche Teramo, che è una squadra che naviga nell'alta classifica? Sì, loro sono a un punto sopra di noi, hanno dei giocatori esperti a partire dal portiere, al terzino sinistro, però noi giocheremo per il nostro meglio e vedremo come andrà. Tommaso, due vittorie, momento favorevole, tu purtroppo non puoi essere in campo, questo lo diciamo subito, per un infortunio alla spalla, ti stai pian piano curando, ma l'obiettivo chiaro è quello dei campionati europei della prossima estate. Però da capitano stai vivendo da fuori questo momento di crescita. È molto bello, infatti all'inizio non è stato semplice, anche adesso non lo è, però all'inizio soprattutto non ci conoscevamo bene, però man mano si acquistano gli automatismi necessari a vincere queste partite anche con avversari che hanno più esperienza di noi, e poi quando ci sono delle vittorie è molto bello. Il lavoro di una settimana è comunque ripagato. Certo, e durante gli allenamenti poi c'è un altro entusiasmo, indubbiamente, esatto. quando si dice, esatto. Questo è fuori di dubbio. Fabrizio, hanno pagato un po' lo scotto dell'esperienza i ragazzi, dell'inesperienza, anzi maggiore esperienza da parte di avversari che forse in alcuni casi avevano anche una caratura tecnica inferiore, che però hanno giocato più partite, età superiore, e quindi anche i migliori talenti italiani si sono ritrovati a perdere una serie di gare magari come sì, non ci aspettavamo forse. Devo dire che sono contento per loro, perché fanno morale, penso era necessario per loro vincere qualche gara, perché in questo processo di crescita è importante poi anche quando ci si allena tutti i giorni e si sta insieme tutti i giorni, è anche importante vincere delle gare, perché tutto questo poi ti porta ad allenarti meglio e a crescere di più
È un processo lento, chiaramente oggi ne cominciano a vedere i frutti, delle prime gare, le prime vittorie, quindi due vittorie consecutive sono importanti per loro e quindi... Assolutamente, cammino in crescita. Ricordiamo che il Campus Italia, a beneficio di quanti stanno scoprendo insieme a noi poi le attività della squadra federale, gioca nel campionato di Serie 2 senza fare classifica, il che significa che non compete naturalmente per la promozione nella Serie A Beretta. Sono 4 mesi adesso fuori casa da agosto, Tommaso, sì. qualcosina in più o meno a Natale, adesso si va a casa. Sì. Ecco, c'è anche questo, tu non sei abruzzese, si sente naturalmente dalla cadenza differente, e come si sta, chiedi, e come vi state trovando, perché adesso i mesi lontani da casa iniziano a essere tanti. Sì, i mesi lontani da casa sono tanti, all'inizio ovviamente non è stato semplice perché a casa, cioè con la famiglia, gli amici, però qui veramente non ci manca niente, siamo seguiti in tutto e poi siamo un gruppo molto affiatato, siamo molto amici e... questo è fondamentale, quindi noi questo Fabrizio lo diamo un po' per scontato, no? Sì, questo fa parte anche delle difficoltà che hanno questi ragazzi, no? Nell'ambientarsi, di trovare un ambiente nuovo, una città nuova, anche se poi noi cerchiamo di fornirgli tutto il supporto possibile, però è chiaramente un cambio di vita che a 16 anni non è certamente semplice distaccarsi dalle famiglie, da quelle che sono le amicizie, e trovarsi in un ambiente nuovo e scegliere di fare sport da professionisti, perché ricordiamo che si allenano tante ore a settimana, anche la mattina prima di andare a scuola, e quindi è tutto un po', poi la fine settimana hanno le gare, quindi hanno tutta una settimana impegnata, un numero di allenamenti maggiore rispetto a quanto magari facevano nei propri club, e quindi un cambio di abitudini che chiaramente non semplice, però si stanno, poi è diventata un'abitudine probabilmente, certo, per loro, sì. E le vittorie sono dovute a questo processo di adattamento, è chiaro, però la palestra alle 6:45 non ci si abitua mai, dai, alle 6:45 di mattina. No, forse no. Non è semplice, ma si fa per la palla a mano, assolutamente. Anche quello, prima di andare a scuola sinceramente andare in palestra non è facile, però Per un obiettivo più grande, chi avrebbe pagato per essere il portiere del Campus Italia, questo ne sono sicuro, è Pierluigi Di Marcello, estremo difensore della Lions Teramo, oltre 70 presenze in nazionale, che abbiamo collegato proprio dalla vicina Teramo per chiacchierare un po' di pallamano a 360 gradi. Pierluigi, dovresti sentirmi, vero? Sì, forte e chiaro. Mi confermi, Matteo, che avresti pagato? In atmosfera natalizia. In atmosfera natalizia. Sì, a tema, completamente a tema. Se fosse stata Pasqua avrei avuto la colomba, e se fosse stato agosto sarei in pareo e infradito. Sì. Allora, sì Matteo, avrei assolutamente pagato, perché indubbiamente credo che sia l'habitat, la comfort zone migliore per poter esprimere, per potersi formare nel migliore dei modi. Loro già hanno un talento spiccato, quindi ognuno di loro ha un bagaglio importante, ha delle qualità da affinare, e credo che il modo migliore, il posto migliore per farlo sia proprio il Campus di Chieti. E il Teramo, il tuo Teramo peraltro, ha affrontato proprio il Campus Italia in una delle sue vittorie che sta ottenendo in questo momento così favorevole alla formazione biancorossa. Poi ti interrogerò anche sul campionato di Serie 2, ma sei sempre super preparato, anche perché lo stai vivendo da assoluto protagonista, ne parleremo nella seconda parte. In questa fase intanto ricorderei il prossimo appuntamento del Campus Italia, che scenderà in campo sabato affrontando il Follonica. Vediamo la grafica, perché si torna nella casa della pallamano, al Centro Tecnico Federale, che lo ricordo sempre è situato a Chieti Scalo, accanto allo stadio Angelini, e alle 17:30 il Campus Italia affronterà la formazione della Starfish Follonica, squadra proveniente dalla Toscana, per un'altra sfida importante, un'altra sfida difficile, Tommaso, contro un avversario in crescita. Sì, noi puntiamo a questa terza vittoria consecutiva, che sarebbe molto, molto importante. Cioè, il discorso è sempre lo stesso, hanno più esperienza di noi, ma se esprimiamo il nostro gioco, il gioco veloce, come ci stanno insegnando Pasquale Maione e Riccardo Trilini, potremo vincere sicuramente.
Una sfida che, lo ricordiamo, sarà trasmessa in diretta in live streaming sui canali della Federazione Italiana Gioco Handball e poi a seguire anche nuovamente sui canali proprio di Rete 8 Sport. Dunque su Rete 8 Sport c'è spazio, tanto spazio per la pallamano, e c'è tanto spazio inevitabilmente per la pallamano al Centro Tecnico Federale Fabrizio 40 anche in questi giorni, perché non c'è solo l'attività legata al campionato di Serie A2, al Campus Italia. È arrivata la nazionale Under 17 dell'Uzbekistan, ospiti internazionali dopo Israele la settimana scorsa, e dunque è un'attività continua, costante, quella che si protrae all'interno del centro tecnico. Sì, è bello proprio questo, che ci si alternano oltre l'attività del campus, quindi ai nostri ragazzi che salgono qui, il centro federale di Chieti ci dà l'opportunità di avere anche delle altre nazionali che sfruttano il nostro palazzetto, i nostri servizi, per poter preparare al meglio le competizioni internazionali. Questo è il caso dell'Uzbekistan, che è arrivato a Chieti e sarà in Abruzzo per 10 giorni, incontrerà martedì prossimo e giovedì il Campus Italia. Negli altri giorni invece sarà in tournée in Abruzzo, affronterà le formazioni abruzzesi di Serie B, ricordando che il campionato di Serie B ha un turno di riposo e quindi le formazioni locali avranno in qualche modo uno slot libero per poter affrontare la nazionale Under 17, che è in preparazione per i giochi asiatici di categoria. E sono in parità dei nostri ragazzi e sono quindi già da stasera a Chieti, e affronteranno domani tutte le formazioni, appunto, da Chieti, Pescara e tutte le formazioni locali. Saranno poi la settimana prossima a Teramo, e quindi una tournée che li porterà nelle principali città abruzzesi, e quindi li vedremo sui campi di gioco. E questo inevitabilmente generato dal richiamo che il centro tecnico federale, certo, l'attività chiaramente del Campus Italia stanno portando, e questo ovviamente a livello internazionale, perché poi l'eco è forte legato a quanto la Federazione Italiana sta facendo in termini di sforzo prodotto per farsi trovare pronta e per entrare in qualche modo nell'elite o per rimanerci con le sue selezioni giovanili, perché lo ricordiamo che sia l'Under 18 di Tommaso Medicina che l'Under 20 giocheranno in estate i campionati europei di prima divisione. Questa è una promozione che l'Italia ha ottenuto nell'ultimo triennio. Al tempo stesso il progetto Scuola Attiva Junior è di Sport e Salute, è la dimostrazione con i suoi numeri che il centro tecnico federale però sta richiamando anche attenzione sul territorio, nell'ambito scolastico, in particolar modo nell'ambito delle scuole medie. 33 scuole, sì, esattamente, che hanno aderito. Sono 33 scuole aderenti in Abruzzo, siamo la prima regione in Italia come numero di scuole aderenti al progetto di Sport e Salute, che coinvolge le scuole medie. Siamo il primo sport in Abruzzo scelto dalle scuole, dalle prime, seconde e terze, dagli istituti scolastici. In due periodi differenti i nostri tecnici, che sono più di 10 tecnici, che svolgeranno l'attività di pallamano nelle scuole, quindi per noi è una vetrina importante, l'occasione per fare promozione sul territorio, e la sfrutteremo al meglio, quindi nel senso provando appunto a usufruire di questa possibilità che ci viene fornita da Sport e Salute. Pierluigi Di Marcello, tu hai vissuto in prima persona non solo come atleta, anche come commentatore, come rappresentante in qualche modo anche della federazione, il centro tecnico federale, l'aria che si respira. Quanto è importante per una federazione nazionale poter contare su un impianto a propria disposizione 24 ore su 24, giorno dopo giorno? Il presidente del CONI Malagò, il 3 settembre, quando c'è stata l'inaugurazione, ha detto: è il primo mattoncino da cui si parte, perché ognuno, ogni famiglia, anche quella della pallamano, deve avere una casa. E noi c'eravamo quel 3 settembre a dar voce a quella che è stata una data importantissima, appunto per quello che stavi dicendo tu, cioè per l'inaugurazione, l'apertura della porta di questa casa della pallamano, di questa struttura che accoglie il campus, che avvolge il campus, ma che è pronta ad accogliere qualsiasi attività di riferimento a livello nazionale, di qualsiasi categoria. Anche lo scorso anno ci sono stati i playoff promozione dalla 2 alla 1, ci sono le fasi finali di tutti i tornei giovanili, quindi comunque di tutti i campionati giovanili.
e tantissimi altri appuntamenti, la nazionale senior, tutte le nazionali, quindi è un posto che respira pallamano, che fa sognare, è un posto dipinto d'azzurro ed è il posto migliore per poter, anche geograficamente, per poter riunire tutto il nostro mondo. Arriva, come detto, l'Uzbekistan, ma non solo. Dal 27 al 30 dicembre, infatti, si terrà proprio al Centro Tecnico Federale l'Adriatic Cup, ovvero un torneo. Intanto state vedendo una foto, un'immagine della nazionale Under 17 uzbeka che è arrivata all'aeroporto di Roma Fiumicino e che appunto sarà in questi giorni impegnata sia contro il Campus Italia che contro le formazioni del campionato di Serie B Abruzzo Marche. Dicevo, dal 27 al 30 dicembre si giocheranno invece le gare dell'Adriatic Cup al Centro Tecnico Federale. Oltre alla nazionale seniores maschile che prepara le qualificazioni ai campionati mondiali, ci sarà il Belgio e ci sarà l'Arabia Saudita, un triangolare ancora di grande richiamo internazionale, e naturalmente vi daremo tutte le coordinate per essere presenti al Centro Tecnico Federale a Chieti Scalo e per partecipare a questo grande evento. Adesso andiamo in pausa, ci fermiamo perché poi parliamo di pallamano abruzzese con la Serie A2 e la Serie B. Si è giocato in Serie A2 sia maschile che femminile, continua il momento d'oro delle formazioni terramane, la Lions è al ridosso del duo di testa del girone B, mentre per quanto riguarda la nuova handball nel girone D della Serie A2, primato indiscusso. Vediamo il servizio. Teramo non si ferma più, nona vittoria consecutiva per la Lions, i biancorossi di Marcello Fonti sanno soffrire, incassare, reagire e continuano a vedere la seconda posizione, viatico decisivo per i playoff a 2 punti di distanza. La vittoria sul campo del Follonica è l'ennesima conferma dello stato di forma invidiabile dei teramani, 23-22 in rimonta dopo lo svantaggio del primo tempo, 12-11 in favore dei toscani e con una prestazione corale perfetta. A spaccare la partita è il giovane Giulio Forlini nella ripresa, poi Teramo amministra il +2, davanti nel frattempo Romagna continua a vincere certo, ma intanto la capolista Cingoli rallenta pareggiando con San Lazzaro e accorciando la classifica in maniera interessante. Continua invece il momento no della Hogan Pescara, i biancazzurri escono sconfitti nello scontro diretto con i marchigiani del Chiaravalle, finale amarissimo per la squadra di Michele Mastrangelo, 31-30 con rete dei locali firmata Alex Castiglio sulla sirena. Sabato prossimo altra trasferta per gli adriatici di scena a Casalgrande nella provincia di Reggio Emilia per un match da non sbagliare. Complesso anche l'impegno per la Lions opposta ai temibili sardi del verde azzurro sabato pomeriggio alla Pala San Nicolò. Il momento d'oro delle formazioni terramane si estende anche alla Serie A2 femminile. Nel girone D brilla ancora la stella della nuova handball di coach Serafino Labrecciosa. L'impegno in Sicilia sul campo della Licata si risolve con un limpido 35-27 che rafforza il primato in classifica. Sfida a distanza tra Giulia Burgio, ex di Ferrara e Derice in Serie 1, e dell'abruzzese Chiara Canzio. 13 reti la prima, 10 la seconda. Vince Teramo che resta al comando della classifica. Mentre in grafica vediamo la classifica del girone B della Serie A2, il girone che coinvolge sia le due formazioni abruzzesi, la Lions Teramo a quota 18 e la Hogan Pescara 10, peraltro appaiata al Campus Italia. Chiedo a Pierluigi Di Marcello di questo momento di Teramo. Gigi, avevamo già ascoltato le tue parole in un'intervista registrata la settimana scorsa, adesso la situazione si è evoluta ulteriormente perché il Cingoli ha rallentato, il Romagna continua a vincere, ma vi siete staccate come trio di testa della classifica e lo ricordiamo, le prime due vanno ai playoff che diventano a questo punto un obiettivo tangibile. Questo è un obiettivo perseguibile matematicamente, nel senso che i numeri dicono questo. Ti stai tenendo basso. Però mi sto tenendo basso, sia per scaramanzia, chiaramente vedi ho le mani alte, quindi, però comunque sì, è una forma di scaramanzia alternativa. Ma di fatto è un campionato molto difficile. È vero, abbiamo fatto 9 vittorie consecutive, è vero, abbiamo sofferto, è vero, siamo stati bravi a soffrire, questo testimonia anche la solidità di questo gruppo, anche nei momenti più difficili comunque non ci siamo mai sfaldati, e questo anche è una testimonianza della forza del gruppo, del giusto mix tra esperienza
comunque è linea verde, no? Quindi credo che è comunque difficilissimo. Sabato abbiamo una partita contro il Verde Azzurro che verrà qui chiaramente senza aver nulla da perdere. Sarà un'altra ennesima battaglia e per arrivare in doppia cifra non basta scendere in campo con il petto gonfio, abbiamo fatto 9 vittorie consecutive, tutt'altro. Bisogna non sconcentrarsi mai, stare sempre attenti, perché comunque ogni partita è super difficile, testimonianza del fatto tante partite le abbiamo vinte di un gol, quindi massimo equilibrio, compresa quella del Campus Italia. Non ci sono partite facili sulla carta, soprattutto per una squadra come noi che fa obiettivamente fatica anche a far gol in attacco. Sbagliamo tanto, spesso sbagliamo troppo, poi siamo bravi a rimediare in difesa, che è sicuramente il nostro punto di forza. Vediamo il prossimo turno in grafica e Gigi ci ha già anticipato quello che è l'impegno appunto della Lions Teramo, che affronterà in casa la formazione della Verde Azzurro Sassari nella gara inaugurale della giornata, perché si gioca a partire dalle 15.30, torna in casa il Campus Italia che affronta il Follonica alle 17.30, mentre l'Augan Pescara fa visita alla Modula Casalgrande, gara che si disputerà alla Pala Cheupe nella provincia di Reggio Emilia a partire dalle ore 18.30. Tommaso, te l'aspettavi così equilibrato e così difficile questo girone B di Serie A2? Tra l'altro per te era il primo campionato di Serie A2 in... Sì, io ho sempre giocato campionati giovanili e Serie B, no, non me lo aspettavo così difficile all'inizio, però le difficoltà ci sono state, ci sono tuttora, infatti ogni partita è combattuta, però man mano stiamo andando sempre meglio e speriamo che continui così. È comunque sì, è un campionato difficile, equilibrato e sì, non mi aspettavo un campionato così. Sì, Fabrizio, no, ci sono tante combattute. Squadre che sì, possono dire la loro. Sì, diverse squadre che sono. Lo dimostra il passo falso del Cingoli in casa con Bologna, nessuno si aspettava. E tanti giocatori che hanno fatto la 1 in tante squadre. Esattamente, quindi nel senso che c'è da. Insomma, ogni partita chiaramente può. Ogni turno di campionato può avere poi un esito diverso da quello che ci si aspetta. Questa settimana ci sarà il Cingoli impegnato a Bologna, il Romagna impegnato a Bologna, quindi penso che, come diceva anche Pierluigi, può succedere magari un passo falso, bisogna essere sempre concentrati, sicuramente la testa ormai si concordo con quanto dicevi, le prime tre in qualche modo hanno un po' spezzato il gruppo. E Teramo potrebbe rientrare, sì, certamente, nel senso che probabilmente ha pagato l'avvio di campionato dove ha incontrato subito Cingoli e Romagna successivamente, e adesso con 9 vittorie consecutive probabilmente se avesse incontrate successivamente probabilmente il campionato sarebbe un po' qualche punto in classifica, potrebbe avere anche qualche punto in classifica in più. Pierluigi, tu che, ecco, tu sei l'espressione, no, di quello che dicevo, tanti giocatori anche di categoria superiore, avere Pierluigi Di Marcello in porta in Serie A2 è indubbiamente un lusso, se ne è accorto l'anno scorso il Lanzara, la squadra salernitana con cui si è approdato fino ai playoff, se ne accorge Teramo che ti conosce benissimo, ce ne sono tanti di giocatori così in questo girone, che livello stai vedendo, che campionato stai vedendo? Ho la possibilità di confrontarmi settimanalmente, giornalmente, anche con altre squadre, con allenatori di altre squadre. Ultimo in ordine temporale Luca Maraldi, allenatore del Poggio Accaiano, piuttosto che anche lo stesso Stecca, Davide Serafini, allenatore del Carpi, che è passato a miglior vita, se vogliamo, perché sta giocando in A1, però entrambi, gli ultimi due con i quali abbiamo condiviso questo tipo di informazione, tutti concordi sul fatto che il livello è cresciuto tanto è diminuito il gap tra la prima e l'ultima. Non ci sono più queste squadre materasso che facevano il campionato giusto per dovere di firma, tutt'altro. Ci sono squadre che guarda l'ultima in classifica, il Bologna, che è andato a pareggiare con il Camerano,
Quindi insomma sono tutte realtà che possono mettere in difficoltà. Questo è un bene per, chiaramente, per il livello. E quello che diceva anche Fabrizio delle prime due sconfitte sono tutte chiavi di lettura. Probabilmente se l'avessimo incontrate dopo avremmo avuto qualche chance, ma io non sottovaluterei il discorso di bagno di umiltà. Ad una squadra come la nostra, le prime due sconfitte, peraltro di misura, ma ci sono servite per concentrarci ancora di più, per allenarci ancora meglio, e questo ci ha permesso di farci trovare pronti per tutte le altre 9 fortunate partite successive. Passiamo anche alla Serie A2 femminile, dove la nuova Handball Teramo continua a guidare la classifica del suo raggruppamento. In grafica vediamo quella che è la situazione, con Teramo che è al momento a 8 punti, seguita dalla Retusa, formazione siracusana, in Sicilia 6 punti, Flavioni Civitavecchia a 6 e poi via via tutte le altre, con Conversano Erice, Alicata, Benevento, Fondi. In grafica anche il prossimo turno, sempre per quanto riguarda il girone D, con a Teramo che farà visita alla Flavioni, un primo scontro diretto interessante in un campionato in cui, Fabrizio, l'avevamo già detto in apertura di stagione, Teramo sta rispettando un po' le attese, una squadra costruita per parte vincere. Favorita, anche se poi l'impegno di sabato prossimo sicuramente è un impegno importante, perché dovranno vincere su un campo di una diretta concorrente, quindi per il momento il pronostico è rispettato, sono in testa, e però dovranno comunque portarlo fino alla fine. Prima di passare alla Serie B voglio ringraziare, salutare e liberare anche Pierluigi Di Marcello. Matteo, è sempre un immenso piacere parlare di pallamano con te, con gli ospiti e anche, come dire, la pallamano di casa nostra, che speriamo possa fiorire sempre di più. Tanto sai che verremo a ritrovarti direttamente in casa lì, e vedremo se ci sarà ancora l'albero. Ecco, speriamo di no, giusto per alternare un po' le stagioni almeno. Comunque, vi aspetto. Ciao Gigi. Grazie. Ciao Matteo, ciao Fabrizio, ciao a tutti. Ciao. E passiamo dunque alla Serie B, dove al momento in vetta alla classifica per quanto riguarda il girone Abruzzo Marche c'è un'altra teramana, sempre la Lions, la cantera della Lions Teramo, la seconda squadra in qualche modo, la formazione imbottita di giovani rispetto a quella che milita nel campionato di Serie A2, ma subito dietro è Bagarre, vediamo. Nel prossimo fine settimana ci sarà la pausa, ma nel frattempo la quinta giornata ha spaccato per la prima volta la classifica del girone Abruzzo Marche di Serie B. Lo scontro diretto tra Lions, Teramo e Monteprandone infatti dà ragione alla squadra guidata da Settimio Massotti. I teramani calano l'asso Alessandro De Angelis, 9 reti per il centrale già stella indiscussa della squadra di Serie A2, e si godono la domenica da incorniciare di Camaioni, autore di 10 reti e tra i migliori in campo in un match che fa della Lions la squadra da battere. Cadono invece le altre due abruzzesi chiamate in causa nel quinto turno stagionale. Chieti, nella casa della pallamano, perde col finale di 32-22 per mano del Cus Ancona, ma quella che fa più rumore è la caduta del Città Sant'Angelo in casa del Cingoli. Il 31-28 finale alla Pala Quaresima costringe gli angolani alla prima resa stagionale. Campionato ancora lungo, questo è vero, ma l'obiettivo è già puntato sul prossimo impegno, la trasferta sul campo del Monteprandone, altra candidata al salto di categoria, e la prossima 19 dicembre in casa dei marchigiani. In quello stesso fine settimana ritroverà il campionato anche l'Handball Club Pescara, invece impegnato sul campo di Ancona. Vediamo la situazione di classifica. Il campionato di Serie B, come diceva bene Fabrizio, 40 nel corso della prima fase si fermerà, tornerà in campo il prossimo 18 dicembre. Lions Teramo al comando con 10 punti, poi Città Sant'Angelo a quota 8, dunque le prime due sono formazioni abruzzesi, trio invece marchigiano con Monteprandone, Falconara e Cingoli, a seguire Chieti, Cus Ancona e chiudono Handball Club Pescara e Chiaravalle. Come detto, si torna in campo il 18 dicembre, nel mezzo però ci saranno una serie di amichevoli per queste formazioni contro la selezione Under 17 dell'Uzbekistan, che come dicevamo è in tournée qui in Abruzzo. Campionato però molto equilibrato. Sì, molto equilibrato, anzi fuori, insomma, non rispetta i pronostici in sostanza per iniziali, nel senso che hanno ambedue le, diciamo, le pretendenti al titolo, quelle che sulla carta Monteprandone e Città Sant'Angelo hanno perso l'una a Cingoli e l'altra a Teramo. Teramo che si sta dimostrando con la seconda squadra all'altezza del campionato di Serie B, anche se appunto è una squadra molto giovane. Appunto, anche in questo caso è anomalo un campionato che appunto che comunque ogni giornata riserva delle sorprese,
Vedremo, sarà interessante vedere come andrà a finire. È una stagione ancora lunga, sicuramente vedremo naturalmente come andrà a finire. Chi punta a crescere, chi punta a migliorare i propri risultati dopo la sconfitta contro il Cus Ancona all'interno del Centro Tecnico Federale della settimana scorsa è il Chieti del suo giovane allenatore Alessio Savini. Siamo nel pieno delle nostre aspettative, chiaramente abbiamo intrapreso un percorso lungo, fatto di tanti giovani, devono crescere, maturare, e mi prendo quello che c'è di positivo da una sconfitta, la faccia e la delusione che vedevo nei ragazzi dopo la sconfitta. Ecco, infatti nell'ultimo turno siete usciti battuti qua in casa contro Ancona, su che cosa deve lavorare ancora il tuo Chieti? Noi spegniamo la spina troppe volte durante la partita, abbiamo dei blackout troppo importanti che ci penalizzano troppo. Contro squadre più attrezzate come l'Ancona, poi recuperare è sempre più duro. Campionato particolare in questo avvio perché il Teramo è prima da sola, in vetta alla classifica, Montebrandone ha perso, era una delle favorite ed è caduta, ha perso anche Città Sant'Angelo, che idea ti sei fatto? Campionato è equilibrato, sia per le squadre un po' più attrezzate come Città Sant'Angelo, Montebrandone, Teramo e anche più dietro, siamo tutti più o meno sullo stesso livello, ogni partita è a sé, è un bel campionato sotto questo aspetto. Il futuro del Chieti è sul campo della Serie B sicuramente, ma è anche sul campo dei settori giovanili, tanti bambini alla casa della pallamano. Sì, è bellissimo, qui tutti i giorni ci sono 100 bambini e stiamo crescendo, i numeri crescono, c'è tanto entusiasmo, la città ci segue, è bellissimo. Siamo in chiusura, prima di salutare i nostri ospiti vediamo in grafica per ricapitolare il prossimo appuntamento da seguire, da vivere, con la possibilità naturalmente di essere sugli spalti al Centro Tecnico Federale. Sabato pomeriggio il Campus Italia affronta la Starfish Follonica, formazione toscana, ore 17:30 il fischio d'inizio per il campionato di Serie 2, si gioca come detto al Centro Tecnico Federale di Chieti con la possibilità di entrare liberamente, ingresso gratuito naturalmente sempre rispettando tutte le normative anti-Covid. Fabrizio Quaranta, Tommaso Medicina, io vi ringrazio. Grazie a te. Buonasera a tutti. L'appuntamento con la Casa della Pallamano è per la prossima settimana, quando torneremo a parlare ancora una volta di handball, sia legata al Campus Italia, sia handball abruzzese. Buona pallamano a tutti, alla prossima.